mio amore eterno. Il finale della serie è stato un giro sorprendente e pieno di emozioni intense. Mentre Emir, il cattivo ossessionato Daniel, si avvicinava implacabilmente al suo obiettivo finale, Kemal, il coraggioso e determinato marito di Niall, si trovava in una lotta disperata per proteggerla a ogni costo. In un momento culminante e pieno di suspense, la confrontazione tra Emir e Kemal ha raggiunto il suo apice in un campo minato, dove ogni passo poteva essere l'ultimo. Con il cuore in gola, gli spettatori sono stati testimoni di una battaglia epica tra il bene e il male, dove i destini dei personaggi più amati erano in gioco. In un atto di eroismo straziante, Kemal ha sacrificato la propria vita per salvare Niall, lanciandosi coraggiosamente su una mina terrestre che minacciava di distruggerli entrambi. Il suo amore indistruttibile e la sua determinazione feroce hanno brillato in quel momento finale, lasciando un'impronta indelebile nel cuore degli spettatori. Nel frattempo, Emir, l'antagonista consumato dall'ossessione e dalla vendetta, ha trovato anche il suo tragico destino nel campo minato. In un'ironica svolta del destino, la stessa violenza e crudeltà che aveva seminato lo hanno finalmente consumato, mettendo fine al suo regno di terrore una volta per tutte. Il campo di battaglia si è trasformato in uno scenario cupo e desolato, dove gli echi della tragedia risuonavano in ogni angolo. Ma in mezzo all'oscurità, la luce dell'amore e del sacrificio brillava più forte che mai. Nonostante le perdite devastanti, la speranza e la forza dei legami umani si sono dimostrate più potenti di qualsiasi avversità. E così, anche se il cammino verso la fine è stato arduo e pieno di dolore, è stato anche un commovente promemoria del potere redentore dell'amore e del coraggio. Kemal, morirei senza di te, esclama Nian, la voce spezzata dalle lacrime che minacciano di traboccare da un momento all'altro. I suoi occhi riflettono la paura e la disperazione mentre guarda il suo amato, il suo viso illuminato solo dalla debole luce che filtra attraverso le ombre della stanza. Per favore, non lasciarmi. Non potrò vivere senza di te. Le parole di Nian risuonano nell'aria, cariche di angoscia e amore indissolubile. Ma la sua supplica viene interrotta dalla fredda determinazione di Emir, la cui presenza inquietante sembra oscurare persino la tenue luce che li circonda. Con una voce gelida e autorevole, Emir ordina senza esitazione: commissario, porti via Nian da qui. Kemal, anche se affronta l'inevitabilità del suo destino, si aggrappa a un ultimo desiderio, il benessere della sua amata moglie e della sua preziosa figlia. Con la voce spezzata dall'emozione e dal dolore, prega Nian, carino, prenditi cura della nostra figlia. Devi vivere per lei, andate. Le lacrime inondano gli occhi di Nian mentre annuisce in silenzio, promettendo di rispettare l'ultimo desiderio del suo amato marito. Ma sua figlia, incapace di comprendere appieno la tragedia che si svolge davanti ai suoi occhi, si aggrappa disperatamente alla sua famiglia. Non posso vivere senza il tuo amore. Non posso, Kemal, dichiara la bambina, tendendo le braccia verso suo padre con il cuore spezzato. In un gesto straziante, Kemal si dirige verso la sua mensola, dove riposa una lettera che ha scritto per Nian. Con mani tremanti, la consegna alla sua amata moglie, assicurandosi che abbia qualcosa che la conforti nei giorni bui che verranno. Ti ho scritto una lettera. È sullo scaffale. Se mai perdi la speranza nella vita, leggila, le sussurra con voce soffice, cercando di infonderle forza anche nella sua assenza. Il momento viene interrotto dall'arrivo di Hakan, che irrompe nella stanza con una determinazione cupa. Andiamo, ordina con fermezza, iniziando a trascinare con forza via Nian dalla scena straziante che si svolge davanti a loro. Il destino è stato sigillato, e mentre Nian viene trascinata verso un futuro incerto, le parole di Kemal e l'eco del suo amore risuoneranno nel suo cuore per sempre. Daim, porque todavía no estás terminando esto? Pregunta Emir, con su voz llena de impaciencia y desdén mientras fía una mirada penetrante a Kemal, su enemigo jurado. Potrei spiegare quanto la amo, ma tu non capiresti, risponde Kemal con calma, il suo tono impregnato di determinazione e amore incondizionato verso Nian,
Alza la gamba Wayakaba con Todo, ordena Emir, instando a Kemal a tomar una decision final an medio del tenso enfrentamiento. Pero Kemal, aunque enfrentando la prision abrumadora de su adversario, se aferra a su propia voluntad y convicciones. Il finale non arriverà quando lo vorrai tu. Sarò io a decidere, declara con fermezza, sfidando l'autorità di Emir con una determinazione feroce. An ese momento crucial, Kemal voltea la cabeza hacia Nian, su amada esposa che se aleja lentamente de la escena. Con el corazón lleno de dolor y amor, ruega. Lasciami ascoltare la tua voce per l'ultima volta. Wayan un susurro lleno de emociones, Nian responde con las palabras que han sido su encila en medio de la tormenta, ti amo, Kemal. Ti amerò fino al mio ultimo respiro. Le parole di Nian riempiono l'aria con una promessa eterna, un legame che trascende il tempo e lo spazio. E in risposta, Kemal, con lacrime agli occhi, dichiara con voce tremante ma piena di convinzione, anche io ti amo, mio amore. Con un gesto di determinazione, Kemal si asciuga le lacrime dalle guance e si volge verso il suo nemico con uno sguardo pieno di sfida e rassegnazione. Questo è il fine, ma non del mio amore. Questo è il finale solo per te, dichiara con solennità, lasciando chiaro che, anche se la sua vita potrebbe giungere al termine, il suo amore perdurerà oltre ogni avversità o destino imposto da altri. Kemal alza la gamba e in quel preciso istante una grande esplosione squarcia l'aria. Tra il fragore assordante, si sente soltanto la voce disperata di Nian, un grido che si perde nel caos e nella tragedia che si sta svolgendo intorno a loro. Il cuore di Kemal batte forte nel petto mentre si trova di fronte alla decisione più difficile della sua vita, consapevole che ogni gesto potrebbe essere il suo ultimo. Mentre le fiamme danzano intorno a loro e i detriti volano nell'aria, Kemal si ritrova immerso nei ricordi dei momenti felici trascorsi con Nian e la loro amata figlia Denise. Ricorda il suono delle loro risate, il calore dei loro abbracci e il dolce profumo dei fiori nel loro giardino. Ma soprattutto, ricorda l'amore intenso e indistruttibile che li lega per sempre. Le parole della sua ultima lettera a Nian echeggiano nella sua mente come un eco lontano, riportandogli alla mente la promessa di un amore eterno e la gratitudine per ogni istante trascorso al suo fianco. Amore mio eterno, mia vita, mia amata moglie, aveva scritto con mano tremante, cercando di mettere in parole l'inarrestabile torrente di emozioni che provava. Questa mattina mi sono svegliato e tu e nostra figlia eravate al mio fianco, aveva continuato, il suo cuore gonfio di gratitudine per il dono prezioso della famiglia. Questa mattina ho cambiato il nome della felicità. Ora il suo nome è Nian e Denise, aveva proclamato, riconoscendo che il vero significato della gioia era incarnato nelle persone che amava più di ogni altra cosa al mondo. E anche se il destino potrebbe separarci fisicamente, il mio amore per te cresce ad ogni istante, aveva scritto con ferma determinazione, promettendo di proteggere il loro legame oltre la vita stessa. Oggi non ho nemmeno paura della morte, aveva confessato, perché sapeva che, anche se il suo corpo potesse essere spezzato, il suo spirito sarebbe sopravvissuto, alimentato dal ricordo dell'amore che li aveva uniti. Mia Nian, hai creato un eroe da un ragazzo povero che riparava barche, aveva riflettuto, riconoscendo il ruolo fondamentale che lei aveva giocato nella sua trasformazione da semplice uomo a guerriero per l'amore. Mi hai reso di carne e ossa, aveva ammesso, riconoscendo che era stato il suo amore che lo aveva reso completo, che gli aveva dato forza e scopo in un mondo pieno di pericoli e incertezze. E da allora i miei occhi non hanno guardato da nessun'altra parte, aveva concluso, perché sapeva che, anche se il mondo potesse offrirgli ricchezze e gloria, era solo accanto a lei che trovava la vera felicità. E così, mentre il rumore del conflitto si fa sempre più lontano e il mondo sembra dissolversi intorno a lui, Kemal si aggrappa con forza alla promessa di amore eterno che ha fatto a Nian, sapendo che, anche se il suo corpo potesse essere distrutto, il suo spirito avrebbe continuato a vivere nel ricordo indelebile del loro amore.